Padre, vogliamo incominciare? Muoviamoci, più ci si muove, più ci si scalda. Di Girolamo, stamattina con tutta la famiglia, eh? Non tiene voglia di faticare. Noi stiamo aspettando a voi che ci chiamate. Sì, a me, a me. Signor padrone, mi avevate promesso che oggi mi facevate faticare. Io? Ma chi ti aveva promesso niente? Ma va a te, da forza. C'ho mia figlia che sta male. E allora fai una bella cosa. Prendi tua figlia, portala in Terronia e falla curare. Ma guarda questo, ma che me ne fotta a me di sua figlia? Ma ti fatto tu, addio! Ma non lo vede come sta? Sta disperato. Ma che ti costa dargli un posto, eh? Qua siamo in pochi, ci ammazziamo. Allora facciamo una bella cosa. A te oggi ti manda a spasso. E al tuo posto prendo lui, va bene? Fai il comunista, fate i comunisti, fate! Abbiate pazienza, quello è guaglione, chi non sa quello che dice. Non ti mettere in mezzo, papà. State zitto! Di Girolamo! Mi cominciate a stare sullo stomaco tutti quanti. Guardate che se a me mi gira, se a me mi gira, io vi caccio. Pure a voi io vi caccio, avete capito? Ah, boh, va. Intanto tu oggi non lavori. E poi domani, domani vediamo come mi gira. Trovano incorporato, hai capito? Un attimo, ragioniere, c'è la borsa, occhio, eh. Tu chi sei? Sono il portiere, mi chiamo Tonino. Bravo Silvano, prendi quel quadro. Mi raccomando, fai mente locale, eh. È un angelo inganni, no? Dico, vale come tutto il condominio. Ha una bella cornice. Prendi la cornice. Pronto, guarda che logicamente l'operazione va fatta in fretta, eh. La persona furba ce l'ho io, è anche abbastanza onesto. Si fa per dire. Ma che bicicletta? Sto salendo le scale a piedi per tenermi in forma. E in Vasserale sono perso 6 kg. Una bella sberigliata alla crisalide. Sono nel mio nuovo ufficio di Roma. Spostiamo la pianta, mettiamola lì che c'è una luce migliore. L'ho preso in centro, così sono più comodo coi ministeri. Scusa un attimo, eh. Erminio, quel quadro, mettilo là al centro, al posto di quello. Sì, scusa, ti saluto, ciao, a presto, ciao. Buongiorno dottore, ben arrivato. Buongiorno, novità? Ha chiamato il ministro. Quale ministro? Non ha voluto dire il nome. Ah, ho capito chi è. Eccoli. Beh, non è male. Uno entra in un ufficio di Roma, si vede davanti Milano. Non è male. Mi pareva Genova. Bene, allora, caro Paolo, la mancia di Natale la vai a ritirare a Genova, d'accordo? Questo portiere è troppo spiritoso. Chiediamo un preventivo per mettere i citofoni. I miei amici mi hanno soprannominato Spazzola, perché quando sono a tavola spazzolo tutto. Quelli che incatenano gli schiavi fuggitivi, a mio parere, fanno una fesseria. Eh già, perché chiunque prima o poi riesce a liberarsi dalle catene. Se invece vuoi custodire una persona ed evitare che fugga, devi legarla con il mangiare e con il bere. Finché gli dai da pappare a sazietà ogni giorno, stai tranquillo che non gli verrà mai in mente di scappare. Le catene pappatorie sono le più micidiali, ve lo assicuro per esperienza. Buongiorno dottore! Come sta? Ah, sta così, insomma. Come vai in servizio sui giorni? Come vai? Perché ci sta. E alla Corte dei Conti che si dice? Tutto a posto? Che si dice? Che i conti non tornano. Vabbè. Il dottor Malimbene! E che quello se lo vuole ammazzare? Camminai con tutti i guai che ha avuto. Tonino, lo intrattenga lei, ci parli lei, lo distragga! Come c'è un impegno? E con chi? Ah, dottor, se c'è un impegno, c'è un impegno. Ma io l'avevo capito subito che era qualcuno.
Oh, io non so. Dai, su, quando è stata la rivoluzione francese? Non lo so. Nel 1789. E te che vuoi? È qui che si deve dare giusto al lavandino. Lavandino? Quale lavandino? Dice che c'è il lavandino che schizza. Ah, sì, sì, in camera mia, sì, sì. Vabbè, vado a vedere. Va. Nemmeno io lo so. Chi sono questi mandarini? Allora, diciamo, allora diciamolo. Noi non sappiamo niente dei mandarini cinesi. Oh. Che per caso lor signori ci hanno bisogno di notizie sui mandarini cinesi? Perché lei sa. Eh sì che so. A sezione del partito ci stanno a fare ogni martedì una conferenza sulla Cina prima e dopo Mao Tse. Ignazio lo stagnaro sa. Mandarino viene da mandar, che in portoghese vuol dire quello che state a pensare voi, ma significa comandare. Sti mandarini erano funzionari del celeste impero e quindi pieghi strumenti dell'imperatore, boiacci, assassini e affamatori del popolo. Ma grazie a Mao Tse l'hanno fatti fuori quasi tutti. Ce ne sono rimasti pochi e anche quei pochi vanno eliminati. Beh, questo lasci fa a lui. No, perché scusi... Scusi, dottore, mi facci capire? Lei sarebbe un simpatizzante? E in un certo senso. Tanto guardi, è questione di poco. Devono da crepasti i mandarini. Perché basta che Mao Tse arzi in dito, zac! Beh, col dito gli riesce bene pure a lui. L'ultima cosa non ho capito mica tanto bene come sarebbe. Non si preoccupi, torni pure al suo lavoro. È qui, è lui. Prima, boh. Vediamo. Famiglia. Non è qui. Salve. Salve. Cercate il bed and breakfast di Martina? No, veramente, noi cerchiamo un'altra Martina, il futuro medico. Nostra figlia. Ah, certo, certo. Cercate l'altra Martina. Abita proprio qui di fronte, siamo di rimpettaglie. Ah, bene. Grazie assai. Prego. Abita qua, vai. Siamo arrivati finalmente. Ciao papà. Ciao Laura. Ciao. Entrate forse. Stavo studiando, ma tanto ormai so tutto. Futuro medico. Piazza San Carlo l'avete vista? Sì, oggi pomeriggio. Piazza Vittorio dovete vedere. Ciao. Buongiorno. Salve. Salve. Loro sono i genitori della vostra vicina di casa. Sì, sì. È vero. Piacere assai. Piacere. Mio marito, Jacopo. Li ho invitati a pranzo. Ho già cucinato, ho apparecchiato, è tutto pronto, aspettavamo solo voi. D'altra parte non conoscono nessuno. Mia figlia oggi è al tirocinio in ospedale. Come no? Nella sanità. Anche il mio futuro marito lavora in ospedale. Sì, ma cara, io sono solo un tecnico. Dai. Mi occupo di macchinari, manutenzione e tac. Ma di medicina, no, non so niente. Ah, ma quello è un ruolo importante. Certo. Non sarà un medico, ma... Neanche sua figlia lo è, quindi. Come, scusi? Dico, no, le mani, neanche il tempo di lavarsi le mani. Che già si a tavola. Andiamo un attimo. Sì, ci laviamo le mani. Brava, mamma. Scusatevi, perché ho preparato una nuova ricetta. Pecora all'arancia. Ma non era un'anatra? No, pecora. L'accompagniamo con nebbiolo d'alba. La pecora con nebbiolo. Sì. Buono. Certo. È buono. Ho preparato anche un dolcetto. Un dolcetto? Sì, una crostatina. Di pomodori. Col nebbiolo sembra. Io alle volte tengo un dolore alla spalla. Martino, ma che sarà? Sciatalgia. Ma la sciatica non è alla gamba? Infatti io volevo dire spallalgia, no? Spallalgia esiste, no? Esiste la spallalgia? Sì, certo. Scusate, devo un... La famosissima spallalgia. Oddio, si sta strozzando! Martina, fai qualcosa, tu sei un medico! Ma non sono ancora un medico! Ma non hai fatto la pratica! Quale pratica, papà? Ecco, fatto, ecco qua. Un po' d'acqua? No, facciamolo sedere, sediti un po', sedi. Alziamo un po' le gambe, che quelle per la... Serve sempre la zona. Quello non serve per la pressione. Ma le gambe servono sempre alzate, no? Come va? Bene. Grazie, non dovevate. Ma veramente dovete partire così subito? Devono partire, purtroppo, mamma. Sì. Mamma? Papà? Devo dirvi una cosa. Io... Non sarai mai un medico. Scusa? Ma che dici? Dico bene, Martì? Sì. Ma come fai a saperlo?
Già, che ne sai tu? Che ne sai? Lo so e basta. La nostra figlia Martina ha un'altra vocazione. Lo sapevo, si fa sora come tua sorella. Non dovevamo lasciargliela tutto quel tempo da sola. Ma non capisce niente, ma quale sora è sora? La vocazione, questo vuole fare l'attrice. Davvero? Sì, mamma. È il mio più grande sogno. E poi credo di essere portata, credo di avere talento. È vero, Laura? Abbastanza, sì. Ma certo, e tutti gli esami che hai dato a medicina? Ah, ma quelli rimangono comunque, mica si perdono. Dico bene, Laura? No, così. Cioè, gli esami, quelli non finiscono mai. Gli esami rimangono sempre. Poi adesso l'importante è che Martina riesca a sviluppare questa sua passione. No, figlia mia, se è questo quello che vuoi. Mamma, è quello che proprio desidero. Grazie, papà. Senti, ma come facevi a sapere tutta la ma storia? Ma scusa, Martina, ma ti pare che tuo padre ti lasciava a 1000 chilometri di distanza da casa, senza gli angeli custodi? Il giornalaio, quella sua la moglie che è di Castellammare. Ah, va, e parliamo per strada, forse. Sprichiamoci che perdiamo il treno. Andiamo, andiamo. Bene. Prendo la allora, arrivederci a tutti. Arrivederci, allora, visto? Mi sembra proprio quando preparo la pastura per la pesca. Sempre con sta pesca, c'hai inghiotto fisso, sai. Te vuoi da una mossa che c'ho da fa? Passami la gilla. Padrone! Che c'è? Una ragazza giù alla spiaggia, nuotando in mezzo alle onde alte, sta. Sballottata da una parte all'altra, Ma io dico, la gente cosa c'ha nella testa, i calamari. E mare quello da mettersi a fare il bagno. Quelli coscienti, la vita rischiando sto. Pure io su sta scala fracica la vita rischiando sto, perciò sbrigati. Ecco fatto, ce la siamo giocata, non si vede più. Un'onda alta, se l'è bella che è ghiottita. Dici davvero? Quanto è vero che mi chiamo pescatore? Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Padrone, la ragazza ha raggiunto la riva, in salvo, sbagliato mi ero. Tu lo è, ma io sono pescatore più forte di te, ti affro. Ai. Ma questo pieno d'oro è! Mamma mia, sono diventato ricco! Ecco, questi vado dal mio padrone, gliene do un mucchietto e mi affranco, non sarò più schiavo. E poi mi comprerò una barca grandissima, con tanti schiavi tutti per me, e me ne andrò in giro per tutti i mari del mondo a pescare i pesci che voglio. E ovunque mi tratteranno come un re. Sarò pescatore, il re del mare! Io che vento a notte punta, getto via sullo e riposo. Al guadagno penso ed oso affrontar la baraonda. Io che ho avuto iniziativa, ho trovato da restare. Mi faccio le figlie viva, questo tratto in fondo al mare. Ora posso finalmente navigare in mezzo a loro e nessuno ne sa niente che ho trovato sto tesoro. Pescatore, pescatore, tu ci hai preso il cuore. Io? Pescatore, pescatore, sei il nostro signore. Da domani il mondo si trasformerà in un pesce tondo, in un grande mare. Io sarò il signore di tutto